Pace e bene, cari fratelli e care sorelle, un benvenuto fraterno a questa Santa Messa. Salutiamo in particolare i tre gruppi provenienti, il primo gruppo da Aversa, il secondo di Pesaro e il terzo gruppo Servigliano, provincia di Fermo. Ricordiamo anche tutti che ci seguono attraverso la televisione. Iniziamo questa Santa Messa nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo sia con voi. Celebriamo oggi con gioia la memoria di Beata Vergine Maria del Rosario. Questa memoria fu istituita da Papa Pio V nell'anno 1571, nel ricordo della vittoria di Lepanto, che fu attribuita all'intervenzione, intercessione della Beata Vergine Maria. La devozione del Santo Rosario è più dispersa in tutto il mondo e noi qui radunati glorifichiamo Dio e onoriamo nostra Madre Beata Vergine Maria con questa Santa Messa. Per celebrarla degnamente riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli che ho molto peccato in pensieri, parole, opere, omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa. E supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli e i santi e voi fratelli di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annunzio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo Figlio per la sua passione e la sua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della risurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dagli Atti degli Apostoli. Dopo che Gesù fu assunto in cielo, gli Apostoli ritornarono a Gerusalemme dal monte detto degli Ulivi, che è vicino a Gerusalemme, quanto il cammino permesso il giorno di sabato. Entrati in città, salirono nella stanza al piano superiore, dove erano soliti riunirsi. Vi erano Pietro e Giovanni, Giacomo e Andrea, Filippo e Tommaso, Bartolomeo e Matteo, Giacomo figlio di Alfeo,
Simone lo Zelota e Giuda, figlio di Giacomo. Tutti questi erano perseveranti e concordi nella preghiera, insieme ad alcune donne e a Maria, la madre di Gesù, ai fratelli di lui. Parola di Dio. Rendiamo grazie a Dio. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili, ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia, come aveva promesso ai nostri padri per Abramo e la sua discendenza per sempre. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente. Vangelo secondo Luca. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazaret, a una vergine promessa sposa di un uomo della casa di Davide di nome Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei disse: «Rallegrati, piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella fu molto turbata e si domandava che senso avesse un saluto come questo. L'angelo le disse: «Non temere, Maria,
perché hai trovato grazia presso Dio. Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù. Sarà grande e verrà chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe, e il suo regno non avrà fine. Allora Maria disse all'angelo: come avverrà questo, poiché non conosco uomo? Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te, e la potenza dell'Altissimo ti coprirà con la sua ombra. Perciò colui che nascerà sarà santo e sarà chiamato figlio di Dio. Ed ecco Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito anch'essa un figlio, e questo è il sesto mese per lei che era detta sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: ecco la serva del Signore, avvenga per me secondo la tua parola. E l'angelo si allontanò da lei. Parola del Signore. Lode a te, o Cristo. Nel 1212, San Domenico di Guzman, durante la sua permanenza a Tolosa, vide la Vergine Maria che gli consegnò il rosario come risposta ad una sua preghiera a lei rivolta per sapere come combattere l'eresia albigese. Fu così che il Santo Rosario divenne l'orazione più diffusa per contrastare le eresie e fu l'arma determinante per vincere i musulmani a Lepanto. Cari fratelli, il Rosario della Beata Vergine Maria è stato ed è da sempre una delle preghiere più apprezzate dal popolo cristiano per la sua semplicità e anche la profondità. Anche se si distingue per il suo carattere mariano, è una preghiera centrata nel mistero integrale di Cristo. Nella sobrietà delle sue parti, concentra in sé la profondità di tutto il messaggio evangelico, del quale è come una sintesi. Tra gli oggetti religiosi più venduti è il rosario. Ci sono tanti tipi di rosari e rosari di valori alti. In quasi tutte le case delle famiglie cattoliche è presente almeno un rosario. Esistono vari tipi di rosari con grani realizzati in vari materiali, metalli preziosi, legno, perle, vetro, plastica. Ci sono infatti la decina di rosario, una filza di 10 grani che termina con una filza più piccola e la croce. Il rosario ad anello, un anello con 10 protuberanze. Il salterio, un altro tipo di rosario, una grande corona
con 15 decine separate da altri grani o da immagini che rifigurano la passione di Gesù. Il rosario brigidino è con corona particolare, composta da 6 decine. Sui grani dorati si recita il credo, su quelli argentati il Padre Nostro e su quelli azzurri l'Ave Maria. E poi c'è il rosario francescano con 70 grandi anziché 50. Qualsiasi sia il materiale del rosario, questo non conta. Più importante è come preghiamo il rosario. La storia del rosario mostra che la Chiesa nei momenti difficili ha fatto ricorso a questa preghiera che possiede una forza particolare per ottenere l'aiuto di Dio mediante l'intercessione della Madonna. È preghiera che alimenta la nostra spiritualità e ci fa crescere come cristiani. Il rosario, infatti, ci guida al cuore della vita cristiana e ci aiuta a approfondire il mistero di Cristo e il posto della Beata Vergine Maria nel mistero di Cristo e della Chiesa. Il rosario, con i suoi 20 misteri, esprime la fede della Chiesa senza giri di parole. Per Santo Papa Giovanni Paolo II, il rosario è stato pregare con Maria e alla scuola di Maria. Padre Pio da Pietrelcina confidò a un suo figlio spirituale che attraverso la recita del rosario la Madonna non gli aveva mai negato le grazie domandate. E quando negli ultimi giorni della sua vita fu chiesto a Padre Pio che cosa ci lascia in eredità, egli rispose: vi lascio il rosario. La storia è piena di testimonianze che ci mostrano come questa preghiera ha accompagnato sia gente comune sia personaggi e artisti famosi. Cari fratelli, pratichiamo il rosario come preghiera che accompagna i nostri viaggi, che si insinua tra un'occupazione quotidiana e l'altra, che occupa spazi vuoti di attesa. Il rosario getta luce sul nostro cammino, è la sorgente di speranza e di conforto che ci dà la forza per andare avanti. Madonna del Santo Rosario, prega per noi. Amen.
Cari fratelli, la preghiera dei primi discepoli di Gerusalemme nel Cenacolo in attesa dello Spirito Santo rimane il paradigma di ogni incontro con Dio. Eleviamo al Signore mente e cuore, avvertendo ancora una volta in mezzo a noi la presenza materna e regale di Maria. Preghiamo insieme e diciamo: ascoltaci, o Signore. Ascoltaci, o Signore. Il nostro ritrovarci insieme a celebrare i divini misteri e a cantare le lodi a Dio, ravvivi sempre più la nostra fede, la nostra fraternità, uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il Magnificat, il canto dei poveri di Yahvé, dei credenti di tutti i tempi, risuoni spesso sulle nostre labbra e animi sempre più la nostra vita cristiana, uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Il saluto di Gabriele a Maria era stato ratificato nei cieli. Ispiri e accresca in noi una devozione mariana sana, illuminata e appassionata, uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. La recita quotidiana del Rosario aiuti individui, famiglie e comunità a riscoprire e a rivivere i misteri del Salvatore e della nostra redenzione. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. Raccomandiamo ora tutti i nostri fratelli defunti, possano presto vedere la gloria del volto di Dio. Uniti a Maria, preghiamo. Ascoltaci, o Signore. O Dio, che nella devozione retta e ardente verso Maria, offri alle anime e alla Chiesa un aiuto nella vita spirituale e una garanzia di salvezza, mantienici raccolti e fiduciosi sotto la protezione di colei che è la madre del Salvatore Gesù, che vive e regna nei secoli dei secoli. Preghiamo, fratelli e sorelle, perché il nostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. O Padre, rendici degni del sacrificio eucaristico
e fa che celebriamo con sincera fede i misteri del tuo Figlio per raccogliere i frutti della redenzione. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi, ma è soprattutto dolce e doveroso in questa memoria della Beata Vergine Maria magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose tu hai fatto, Signore, per tutta l'estensione della terra e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando, volgendoti all'umile tua serva, per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio, Gesù Cristo, Signore nostro. E noi, con tutti gli angeli del cielo, innalziamo a te il nostro canto e proclamiamo insieme la tua gloria. Padre veramente santo, fonte di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione, nella attesa della tua venuta, nell'attesa
celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il Vescovo di questa Chiesa particolare Franco, il Collegio Episcopale e tutto l'Ordine Sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, con gli Apostoli tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.
Beati noi invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo. O Signore,
Preghiamo. O Dio, nostro Padre, concedi a noi che in questo sacramento abbiamo annunziato la morte e risurrezione del tuo Figlio, di essere sempre uniti alla sua passione per condividere la gioia immensa del tuo regno. Per Cristo nostro Signore. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Per l'intercessione del Beata Vergine del Rosario, vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen. Nel nome del Signore andiamo in pace. Rendiamo grazie a Dio. Buona festa e buona giornata a voi tutti.